è questa. Vai, veloci, veloci, che li vogliamo conoscere subito. Via, via, svelti. Salve, ben trovati, benvenuti. Allora, lei è il signor... Nino Lo Vomito. E lei la signora... Sono la moglie, Chiara. Lo Vomito, Lo Vomito. Mia moglie. Regia, potete mandare le immagini della famiglia? Da foto? Grazie, eccola là. Signor Nino, ce la vuole presentare? Grazie. E niente, oltre a me e mia moglie potete vedere mio figlio Michele, mia figlia Raffaella, che poi noi la chiamiamo Nuccia, la madre di mia moglie e poi mia madre, vabbè, va. Sì. Perché vabbè, va? Niente, defunta, il dolore è ancora no, fresco. No, mi dispiace tanto. Via. Allora, entriamo subito nel vivo del gioco, signor. Posso dire che lavoro faccio? Ah, beh, no, lo dica, ha ragione. Di professione faccio i metronotte. Ecco, se stava zitto era meglio. Lei, signora, invece... Casalinga. Casalinga, bella coppia, benissimo. Allora, scelga la prima tazza. Scelgo io? Sceglie lei, con sì, piacere, l'onore. Mi scelgo la tazza numero uno. Scelgo la uno. Perfetto, una domanda che riguarda sua moglie, leggiamola assieme, benissimo. Allora, ha nulla in contrario sulle beneficenze parrocchiali di sua moglie? A, scherziamo, bisogna fare del bene. B, sì, non le sopporto. C, partecipo anch'io quando c'è da aiutare. Risponda. Quando c'è da dare una mano, uno la dà, insomma. Ma statti zitta, che faccio più bella figura. No, conosciamola subito, statti la famiglia Lo Vomito. Vediamo le immagini. Non comprendo niente. Senti, questi pantaloni c'è di mille, devi dare anche questa alla parrocchia. Sì, mamma, ci danno le poverecce, almeno si riscaldano dal freddo. Va bene. Ci stiamo a fare una bella scorta, non sai? Sì, sì. Ciao. Ciao, Nino. Ciao. Com'è andata? Com'è andata? Una chiave, come al solito. Che siete a fare? Niente, stiamo a mettere da parte la roba vecchia per la parrocchia, non sai? Ancora sta parrocchia, mai crolla! Non so quello che dice il capino. Ma tu prima non eri così! Però, Prima. Dove stanno i pantaloni miei? Quali causi? Che quali cauci? L'unico pantalone che tengo oltre a questo, il pantalone celeste. Che ancora te lo metti il pantalone celeste? Che ancora te lo metti? L'unico pantalone che ho, non ne ho più, come ancora te lo metti? Chi mi? Ce lo stava a dare alla parrocchia. Non me ne raccorta. Ce lo stava a dare alla parrocchia, stava a dare. Ho avuto un momento d'amnesia, non me ne raccorta, che poi i poveri se lo stava a dare. Quali poveri? I poveri siamo noi, Chiara! Tu, allora, i pantaloni miei non li devi andare a dare a parroco, hai capito? I pantaloni del parroco li devi dare a me! E tu non c'hai un briccio di cuore, però! No, io non c'ho un briccio di ricambio! Se non è trovato il parroco, mi dai i vestiti, io manco a lavorare andavo! Ma dai al parroco! Parlato lui, ha parlato, che si lamenta! E che deve dire la sottoscritta? Che deve dire la sottoscritta? Lo sai da quanto tempo non vedo un cappotto nuovo, la sottoscritta? Da quando? Dai tempi della rivoluzione d'ottobre, Fabino. E da quando non mi compro camici, per niente per nessuno, Lasciamo perdere, lasciamo. La camicia, hai lavato il colletto? Quale camicia? Comunque la camicia, l'unica camicia che tengo oltre a questa lavata. È lavato. Ma perché ancora te la metti la camicia bianca? Chiara. voi due, da domani, prima di uscire, passate da me, che vi devo fare la rivista, vi devo fare. Sì, è arrivato una camicia. Andate la parrocchia. Ah, caro, la camicia è l'unica camicia. Andate la parrocchia, andate. Vedete, sta un impermeabile taglio 52 grigio. Chiaro. 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 No, chiaro il colore dell'impermeabile, che così mi serve. Chiaro. Chiaro. Mi fissi caciti. Sentite tutta la famiglia cattiva. Perché mi deve sentire la terra?